oggi. Leo Gullotta. Grazie. Allora, Leo. Il film è uscito proprio oggi, è stato presentato in occasione della Mostra di Venezia, c'è stato presentato alla stampa lunedì appena trascorso alla Casa del Cinema a Roma. Il film è ambientato a Napoli e quindi era doveroso fare questa anteprima anche a Napoli. Un film autoriale sicuramente, però un film che si propone di far conoscere il mondo di un direttore d'orchestra che si comincia a sentire famoso, maturo, e che comincia anche a sentire qualcosa che non funziona nel suo corpo, e da lì parte tutta la storia sua, della famiglia, tra presente e passato, il dolore soprattutto di perdere la memoria dei suoi affetti, dei suoi amori e della sua musica, perché la musica è parte portante nel film di Alessio Nuzzo, che l'ha pensata proprio. Sentiamo Alessio Nuzzo, che è collegato con noi, ma sentiamo prima il pubblico, come ha accolto qui a Roma, dopo la visione di questo film, l'uscita sala. Ecco. Il mondo in cui sono costretto a vivere. Che mi disturbano, in continuazione mi disturbano. Dobbiamo fare qualcosa. Un film molto emozionante, toccante, sicuramente ha aperto la strada, o comunque diciamo ha attenzionato il tema dell'Alzheimer come forse nessuno lo conosce, perché è una malattia che forse o si vive o non si ha modo di sapere che cosa si prova. Il film è stato proprio capace di riuscire a trasmettere quello che la persona affetta da questa malattia provava e sentiva in quel momento. Un film davvero d'effetto, non me l'aspettavo, nel senso che di solito i film sociali trattano questi temi importanti, in questo caso l'Alzheimer, però ci sono stati dei momenti veramente da brividi. È stato bellissimo. Mi sono emozionata e questa storia colpisce molte famiglie e penso che è molto significativa. Allora, queste le testimonianze del pubblico. Valerio Caprara, quel posto nel tempo. Lei conosce Gullotta? Stima Gullotta da sempre, Caprara, o mi sbaglio? Ovviamente, ci mancherebbe altro, sono una persona normale. Voglio dire, uno spettatore normale. Dunque, questo è un film, io conosco anche Nuzzo, tra l'altro, perché è napoletano, quindi ho avuto tante occasioni di incontrarlo. È un ragazzo pieno di buona volontà, un ragazzo appassionatissimo di cinema, cosa che conta sempre. Il film è tecnicamente fluidissimo, c'è un copione, ci sono dei passaggi mentali proprio che sono molto importanti, molto commoventi. Certo, c'è sempre il pericolo che, essendo così tragica la malattia affrontata, essendo così tragico l'argomento, il giudizio ne venga in qualche modo condizionato, addirittura inibito. Però in fondo non è così, perché anche un piccolo difetto del film viene in soccorso invece della nostra buona disposizione, della buona disposizione del pubblico verso il film stesso, e cioè la grande consapevolezza che il protagonista, ex direttore d'orchestra, ha di quello che sta succedendo, che gli sta succedendo. Forse non è proprio così nella realtà, ma serve al film. Giuseppe Alessio Nuzzo ha sentito, l'abbiamo vista inquadrata, lei a Napoli ha sentito le parole di, certo, Leo Gullotta. Intanto, per chi ha scelto Leo Gullotta per questo ruolo? Ma, non l'ho pensato quando ho scritto il cortometraggio da cui deriva questo film, che si intitola Lettera a mia figlia. Una notte ho buttato giù queste 7 pagine di sceneggiatura del cortometraggio dedicato, insomma, a mia nonna che soffriva di questa malattia. Ho pensato subito a Leo, è stato in questa notte di scrittura ho pensato a lui, io ho scritto una mail e poi se siamo qui è perché... E lei subito ha accettato Gullotta, ha letto la storia? Certo, era estremamente interessante. Io faccio questo mestiere, l'attore interpreta, non è che è casuale nella vita e si mette lì nel ruolo. Un ruolo, fra le altre cose, molto complesso, un ruolo particolarissimo, un ruolo raccontato con gli occhi, un ruolo che al di là della malattia che arriva, che lo spettatore vede, lo spettatore è coinvolto da questo punto di vista, ci sono note sociali nel film, c'è lo scontro, argomento ahimè che abbiamo,
tra genitori e figli, perché c'è una figlia che incontra il padre nel momento in cui il padre invece ha bisogno di un affetto, e l'affetto è molto importante da questo punto di vista. Ma alla fine del racconto, perché il fil rouge è appunto la malattia, la finzione è la storia, ma è una storia attenta a metterla in scena con doverosamente guardando l'oggi, non tanto per raccontare. Allora, Luana è molto attenta a queste parole, sicuramente vedrà questo.